ho preparato delle battute un po' estreme perché sono dedicate a mio amico Jacopo. E dovete sapere che ha organizzato questa bellissima serata, un applauso a Jacopo, tutto merito suo. Dovete sapere che tutte le ex fidanzate di Jacopo le trovate su YouPorn. È una storia vera. E infatti Jacopo non usa Google come motore di ricerca, ma va direttamente su YouPorn. Ecco, quindi iniziamo a parlare della categoria popolare, cioè il sesso anale. Perché, cioè, lo sappiamo tutti, ok? Cioè, oggi come oggi, se sei una pornostar, o dai il sedere o sei out. Ma qual è il punto? Che se sei un uomo e fai un film porno e dai il sedere, è un film porno gay. Io voglio fare la pornostar, ma io non sono gay! Capite? Cioè, è un bel problema. Ecco, e l'unica cosa che mi piace del sesso anale è che così non rimango incinta. E poi la realtà, ragazze, io vivo a Praga, Repubblica Ceca, è vero, sono qui di passaggio, e lì è pieno di pornostar. E la sera quando esco per sicurezza mi sono sbiancata l'arma, vi consiglio di farlo anche voi. Passiamo alla seconda categoria porno, che sono i ragazzi muscolosi. Dovete sapere che il mio ragazzo è molto muscoloso. Alzati un po', Nicolò, eccolo qua, facciamo un applauso a Nicolò. Che il mio ragazzo va sempre in palestra, quindi quando facciamo sesso lui fa come in palestra. Sapete come si fa in palestra? Si guarda lo specchio. Quindi Nicolò, quando facciamo sesso guardi me o guardi te stesso allo specchio? Guardo me stesso allo specchio, la realtà. E dovete sapere che lui quando mette la foto su Instagram o su Facebook o su Tinder, perché ha ancora Tinder, lui non pubblica mai la sua faccia, ma pubblica solo il petto, perché mi ha detto: io sono come un gambero, se togli la testa il resto è tutto buono. È la realtà. E comunque, cioè, dovete capire, cioè Nicolò fa i pesi dalla mattina alla sera e ha le mani piene di calli durissimi. Se, per cortesia, potresti toccare la mano del mio ragazzo? No, veramente, un'esperienza. Tu sei coraggiosa, gli toccheresti la mano. Nicola, fammi toccare la mano. Come sono questi calli? Qua, sono qua, duri? Qua. È l'unica cosa dura che mi è rimasta. È reale. Comunque, passiamo alla terza categoria porno, che sono le MILF. Cioè, tutto questo successo, sicuramente non perché sono anziane, perché hanno le rughe o perché hanno la pancia come me che a 41 anni oramai sono stitica, ma perché la MILF non è pesante, non è gelosa. Quando va in discoteca lei non viene con te in discoteca perché ha paura di trovare il figlio nel bagno dei maschi alle 4 del mattino che gli dice: cosa ci fai qui, mamma? La quarta categoria sono le giapponesi. Non certo perché sono belle, ma sapete perché hanno così successo? Perché hanno le mani piccole, così il pene sembra più grande. E poi lo sapete che ci sono i film porno con le giapponesi che si mettono i polpi nella vagina. È una cosa seria. Tu hai mai visto il film porno con i polpi nella vagina? Ma non è la base. Per fortuna, ecco. Dovete sapere che è un'esperienza veramente terribile, perché i polpi, cioè bisognerebbe chiamare gli animalisti, cioè solo le aragoste quando vengono buttate nell'acqua bollente sono più felici dei polpi nelle vagine delle giapponesi. Passiamo alla quinta categoria, free something. Per mia esperienza personale posso dirvi che free something, quindi due uomini e una donna, è quando ci sono due ragazzi gay che vogliono rompere il ghiaccio, quindi coinvolgono questa poveretta. E a un certo punto della serata lei viene lanciata fuori dal letto e lei è costretta a vedere un film porno, questa volta gay. Poi dovete sapere che io e il mio ragazzo abbiamo inventato una nuova categoria, vero Nicolò? Come si chiama? Birretta segreta. Ah, la famosa birretta. È una cosa seria. Allora, bisessuale non esiste come categoria, perché siamo tutti bisessuali nel 2024. Ma il mio amico Nicolò ha degli amici super etero, sposati, con figli, con la barba, che dopo la partita di calcetto vanno a bere una birra con gli amici etero e si fanno fare una sega dall'amico. Vero Nicolò? Sì, etero curiosi. Perché se ti fai fare una sega da un amico, sei etero, basta
evviva Stereo. Stereo. Continuando a parlare in lui, che è molto più interessante, è un campione italiano di canoa. Facciamo un bel applauso. E lui chiama la sua canoa Cano Vagina, vero Nicolò? Vero. Ecco, e lui dice, la mia canoa è una Cano Vagina, anche tu hai una Cano Vagina, Francesca, solo che la tua è più piccola ed è più noiosa perché non mi porta da nessuna parte. Nicolò, preferisci quella grande o quella piccola? Quella piccola. Non è vero, cioè sta mettendo adesso. E ad aumentare la mia crisi è che ho scoperto che lui non usa la canoa, ma usa il kayak. Sapete dirmi la differenza tra canoa e kayak? Il kayak ha il buco più piccolo. E Nicolò, tu cosa preferisci? Il kayak. Quindi qualche speranza ce l'abbiamo anche noi. E vabbè, poi c'è la cream pie, che si sa, è una bugia. Perché la cream pie è buona, la cream pie? La cream pie non è buona. Ma la poveretta non lo sa, è sempre sempre sorpresa. Se non altro è buona per le unghie, è molto nutriente per la pelle, quindi positivo. Poi vabbè, c'è il bondage ispirato al mio vestito per questa sera. Se ti puoi sentire come un arrosto con le patate in forno. E poi c'è l'orgia, che è per le persone educate, perché quelli che fanno le orge, la mamma gli ha insegnato che prima di dire che una cosa non ti piace, la devi sempre assaggiare. E mai sbadigliare durante un'orgia, può essere pericoloso. Ecco, e poi ragazzi, cioè io ero perplessa perché ho visto che c'è il porno con le ragazze obese, ma non c'è il porno con le ragazze obese, cioè come mai non c'è? C'è anche quello. Allora ho chiesto al mio ragazzo, preferisci una ragazza obesa o una ragazza anoressica per tradirmi? Lui mi ha risposto? Una ragazza obesa. Perché? Al frigo sempre pieno. No, ma è seriamente lui come è, perché cioè, sempre che mangia.